Chiamo l'oggetto 156, centro di documentazione e studio della festa dei ceri di Gubbio, intervenuta proposta di raccolta, organizzazione e conservazione e salvaguardia del materiale prodotto nel corso del tempo, a cominciare da quello accumulato dal professor Maurizio De Nino. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Interrogante il consigliere Goracci. Prego, collega Goracci. Grazie Presidente. Sono ricorso a questa forma dovendo purtroppo sottolineare la non eccessiva rapidità nelle risposte alle interrogazioni scritte, visto che questa era stata, e non vorrei accodarmi al collega Cirignoni, ma era stata presentata il 6 settembre del 2013. Detto ciò, oltre, signor Assessore, qualche passerella a Gubbio o per iniziative del PD o iniziative commissariali, sarebbe il caso che a quella città e sui ceri qualche risposta vera venga data, al di là di quella bella esposizione, un po' meno belli questi qui in sala, e a fronte di tante cose che si dicono, in realtà nella sostanza arriva poco o niente. Io sono a chiederle, a suggerirle, a proporle un segnale che costerebbe anche molto poco di attenzione per realizzare un qualcosa di visibile, di verificabile, di uno degli studiosi più recenti che ci ha lasciato qualche mese or sono, di uno degli studiosi più bravi per quanto riguarda la festa dei ceri. Quindi le chiedo se il centro di documentazione e studio sulla festa dei ceri, del quale fa parte fra gli altri la Regione, può dare la sua disponibilità anche economica per far sì che presso la Biblioteca Sperelliana, è lì dove ha sede questo centro momentaneamente, ci possa essere un adeguato allestimento. E ne approfitto per dirle che le componenti Grazie. Dei ceri sono a chiedere certezze sui finanziamenti, al di là delle leggi fatte, passati, presenti e futuri, rispetto ai quali queste certezze non esistono. Grazie collega Goracci, prego l'assessore Bracco, ricordo ai colleghi di stare nei tempi. 3 minuti per l'assessore, grazie. Sì, grazie Presidente, ma io vorrei ricordare che la legge regionale che è stata approvata da questo Consiglio sul valore della festa dei ceri stabilisce un capitolo specifico del bilancio regionale per contribuire e sostenere la festa dei ceri e le manifestazioni collegate. Quindi le certezze sono nella legge e nel capitolo istituito di bilancio. Poi è chiaro che ogni anno le risorse vanno commisurate alle disponibilità che la Regione ha, comunque sono state inserite sia nell'anno passato che quest'anno ci saranno contributi per la festa dei ceri in rapporto alle disponibilità complessive di cui la Regione dispone. Per quanto riguarda il centro di documentazione dei ceri, cioè, ricordo che si è svolta per iniziativa del Comune di Gubbio, credo agli inizi del 2011, cioè un incontro al quale la Regione aderì per l'istituzione del centro di documentazione dei ceri e fu individuata in quella sede la Biblioteca Sperelliana di Gubbio come il luogo a cui appoggiare questo centro di documentazione, diciamo in un quadro complessivo, no? Cioè in una strategia complessiva che ci diceva di non moltiplicare i luoghi e le occasioni in una situazione, in un momento di scarsità di risorse. La Regione partecipò, dette tutto il suo impegno, però ricordo che il centro di documentazione era un'iniziativa dell'amministrazione comunale di Gubbio, cioè da quella data e da quella riunione
non c'è stata più nessuna occasione perché l'amministrazione comunale di Gubbio non ha più sollecitato incontri né si è più preoccupata, diciamo, nel rapporto con la Regione e la Provincia, che erano gli altri due soggetti insieme al Comune che dovevano dar vita al centro. Comunque il centro si è formalmente costituito presso la Sperelliana, credo che una parte dei materiali a cui alludeva il consigliere Goracci, cioè la raccolta che poi è stata pubblicizzata dall'ex assessore Lucio Panfili, cioè la raccolta di Maurizio Del Ninno, sia in parte, no, cioè collocata presso la biblioteca, la Regione ha manifestato in più occasioni tutta la propria disponibilità a collaborare, a riordinare, sistemare e diffondere, no? Cioè nelle forme in cui grazie, assessore, riterranno opportuno gli organizzatori il questo materiale. Grazie. Prego il collega Goracci. Mi dichiaro parzialmente o minimamente soddisfatto della risposta dell'assessore, perché non chiude le porte, però di fatto non dice niente sulle cifre e su quello che può essere fatto. Io capisco il ruolo, però anche di fronte alle richieste ci vorrebbe un po' più di praticità per dire sì, no o se sì, come e quanto. Perché quando lei mi ricorda la storia e mi dice che dal 2011 non siete stati più cercati, mamma mia che scoperta! E io dico a lei, al governo e anche a questa maggioranza, che Gubbio non va letta con gli occhi di Guerrini o qualche proconsole che c'è qui o dei poteri forti di quella città. Ci sono elementi, e questo è uno, che c'è chi l'eugubinità la conosce, la percepisce un po' meglio, perché io mi trovo, e sto finendo signor Presidente, a dover aver visto qui delle scelte ridicole. Penso alle farmacie, che ce n'erano quattro nel centro storico, ce ne rimane una. Ho fatto un'interrogazione un mese e mezzo fa sulle logge dei tiratori, sono ferme, perché giustamente su Perugia, su San Bevignate fate un'azione culturale, intelligente. A Gubbio, siccome i poteri sono altri, qui mi è stata data una risposta che definirla ridicola è dire poco. Allora vi invito a leggere la realtà. Grazie, almeno collega. Ascoltando anche pareri diversi rispetto a quelli a cui solitamente vi riferite. Grazie collega. Grazie. A questo punto chiamo l'oggetto 180. Interroga il consigliere Nevi, risponde l'assessore Cecchini. Riconoscimento di indennità a fine mandato ai presidenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, ATC, effettivo stato delle cose, intendimenti della giunta regionale al riguardo delle richieste dei presidenti medesimi rispetto alla normativa vigente. Prego il consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma la questione è abbastanza nota, perché è stata oggetto di ripetuti interventi sulla stampa, che ha dato conto di una richiesta degli ex presidenti degli ATC 1 e 2, mi risulta, di avere una indennità di fine rapporto in forza di appunto leggi regionali e delibere di giunta regionale, che sarebbero appunto poco chiare e suscettibili di interpretazioni diverse da quelle, diciamo, generalmente considerate. Quindi volevamo sapere come stanno effettivamente le cose e come intenda considerare la giunta regionale le pur differenti richieste dei due ex presidenti degli ATC rispetto alla normativa di legge in vigore, perché francamente sarebbe incredibile che ci fosse una cosa di questo tipo. Grazie Presidente. Grazie collega Nevi. Prego l'assessore Cecchini. Sì, ma la normativa vigente regionale in merito a questa materia è normata dalla legge 17 del 1994 e della numero 14 del regolamento numero 6 del 2008.
Regolamento e legge prevedono che l'ATC sia dotato di propria autonomia organizzativa regolata dallo statuto e da un proprio collegio di revisori dei conti. La provincia competente provvede alla costituzione del comitato di gestione e ne nomina i componenti. Compete all'amministrazione provinciale il controllo degli atti adottati dal comitato di gestione dell'ATC, ivi compreso il bilancio di previsione e la rendicontazione del bilancio consuntivo, atti nei quali tra l'altro doveva eventualmente essere computato il preteso onere accessorio del trattamento di fine rapporto, così come viene computata la spesa per le indennità e i rimborsi dei componenti del comitato. In merito ai compensi dovuti al comitato di gestione dal Presidente, il regolamento 6 del 2008 stabilisce che per la partecipazione alle riunioni del comitato di gestione o delle commissioni componente corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, nonché il rimborso delle spese debitamente documentate in caso di svolgimento della missione. L'ammontare del gettone di presenza e i criteri per il rimborso delle spese sono stabiliti con atto della Giunta regionale. Il Presidente dell'ATC ha diritto alla corrispondenza di un compenso mensile fissato dalla Giunta regionale con atto di cui all'articolo 5. Il compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza. Pertanto la Giunta regionale ha adottato i relativi atti di propria competenza e nello specifico ha fissato il compenso mensile per i presidenti degli ATC ed il gettone di presenza dei membri del comitato di gestione per la partecipazione alle riunioni del comitato e delle commissioni istituite. Questo con delibera del 2009, delibera della Giunta regionale. Successivamente, con delibera del 3 settembre 2012, ha applicato anche agli ATC le misure di riduzione dei costi degli apparati amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 3 marzo 2011, come vi ricorderete anche su sollecitazione di questo Consiglio regionale. Per quanto riguarda le richieste dei due presidenti uscenti concernenti la riscossione dell'indennità di fine mandato, pur non essendo le stesse di dirette competenze dell'amministrazione regionale, anche dietro alla richiesta che l'ATC 1 e ATC 2 ci ha chiesto su l'interpretazione appunto di questo regolamento, l'ufficio caccia e pesca ha approfondito la questione con il servizio legislativo regionale, che ha chiaramente escluso la possibilità di interpretare la delibera regionale nel modo adoperato dagli ex presidenti dell'ATC 1 e ATC 2. Gli atti adottati dalla Giunta regionale sono pertanto coerenti ed in linea con la vigente legislazione, contemplando esclusivamente la corrispondenza del compenso mensile senza alcun riferimento al trattamento di fine rapporto e quindi alla indennità legata alla funzione del sindaco al quale la Giunta regionale come legge faceva riferimento. Grazie, prego consigliere Nevi. Grazie Presidente, ma mi sembra di poter essere soddisfatto della risposta dell'assessore, che ha escluso la possibilità appunto che ci sia questo trattamento di fine rapporto. Questa è una buona notizia, perché sarebbe stato incredibile che ci fosse stata una interpretazione della legge non rispondente a quella che è lo spirito della delibera di Giunta regionale. Grazie quindi. Grazie collega Nevi. A questo punto chiamo l'oggetto 181, risponde la Presidente Marini, interroga il consigliere Lignani Marchesani, crollo di una porzione delle mura di Città di Castello, intendimenti della Giunta regionale riguardo all'esigenza di assicurare immediati ed adeguati finanziamenti per la definitiva sistemazione delle parti del manufatto che necessitano realmente urgente di restauro. Prego il collega Lignani Marchesani. Sì, grazie Presidente. Allora, quello che è avvenuto a Città di Castello è purtroppo causa di una gestione delle mura urbiche Tifernati che ha una storia antica ed una brutta storia, perché dal dopoguerra in poi la gestione delle mura è stata assolutamente deficitaria. Di fatto sono state abbattute per processi
urbanistici ingiustificati per edilizia selvaggia, parti storiche della città, ivi comprese porzioni delle mura urbiche e zone immediatamente adiacenti alle stesse, snaturando di fatto lo stesso nome della città, che non a caso si chiama Città di Castello, perché circondata appunto interamente, seppure in pianura, da mura di carattere storico. Recentemente, proprio nello scorso mese di febbraio, è stata reinaugurata e, come va di moda dire adesso, restituita alla città la parte di mura legate alla unica porta rimasta in piedi, Porta Santa Maria Maggiore, grazie agli interventi del PUC 2. Interventi positivi, erano presenti all'inaugurazione anche l'assessore Rometti, e da cui si è vinto per bocca stessa dell'assessore che per quel restauro e piccole porzioni adiacenti sono stati spesi ben 290.000 euro, non ancora completamente chiaramente spesi, perché c'è una piccola porzione adiacente alla porta che deve essere ancora restaurata. Oggi noi vediamo sicuramente un lavoro positivo e ben fatto, le illuminazioni che illuminano la porta, la ripulitura delle stesse, ma francamente abbiamo dei dubbi, perché una cifra così alta di 290.000 euro per un intervento che era esclusivamente conservativo e non certo di ristrutturazione ci pare sicuramente tanto. Lo stesso, il giorno successivo a questa inaugurazione, un'altra porzione di mura è immediatamente crollata al suo interno, magari meno visibile, ma di fatto figlia delle precipitazioni atmosferiche, della cattiva gestione che noi sappiamo anche all'inizio del Novecento aveva portato all'interno di palazzetti storici adiacenti alle mura, alle mura stesse, addirittura il magazzino dei tabacchi. Concludo quindi chiedendo conto sulla possibilità di poter intervenire su questa porzione che ha anche degli effetti di pericolosità, perché chiaramente altrimenti dovremmo denunciare una cattiva gestione di risorse, perché era evidentemente prioritario uno studio per intervenire dove era necessario piuttosto che dove era necessario intervenire per restaurare piuttosto che solamente per conservare, come è stato fatto. Grazie. Grazie. Prego, Presidente Marini, a 3 minuti. Sì, grazie Presidente. In riferimento alle mura di Città di Castello vorrei intanto precisare che gli interventi fin qui effettuati sono interventi che hanno visto una presenza molto diretta di finanziamenti messi a disposizione dalla Regione, sia con la legge 32 per i beni culturali danneggiati dal terremoto, sia con il PUC 2 con i contratti di quartiere. E dobbiamo dire che la Regione Umbria sta intervenendo in molti comuni per il recupero e il restauro delle mura storiche, sia con azioni di consolidamento e restauro, sia a volte anche sostituendoci, lo voglio dire, agli organi dello Stato preposti a questo, penso nel caso di Amelia, dove stiamo intervenendo con fondi regionali. In riferimento al danno più recente in seguito agli eventi atmosferici alluvionali del novembre scorso, il Comune di Città di Castello, il Sindaco, ha dato comunicazione alla Regione con 2 provvedimenti, uno del dicembre 2013 e uno del febbraio 2014, per intervenire nell'ambito delle risorse riguardanti la protezione civile. Stiamo facendo una scheda tecnica di tutti gli interventi di protezione civile da trasmettere al Dipartimento Nazionale per fare una richiesta anche di interventi complessivi per misure urgenti, comprese questo tratto di mura. Vorrei ricordare che le mura di tutte le città storiche dell'Umbria stiamo intervenendo con le risorse ordinarie, laddove è possibile. È evidente che il fabbisogno finanziario è molto superiore a quello che riusciamo a realizzare, però questi interventi sono stati fatti dando un ordine di priorità sui tratti storici, su quelli più gravemente danneggiati, su quelli che hanno porte ed elementi storico-architettonici di particolare valore, e per quanto riguarda gli interventi ordinari. Nel caso in specie, la nostra intenzione è di usare fondi della protezione civile straordinari, e quindi a seguito della richiesta che riguarda diversi territori comunali dell'Umbria e degli accordi che intercorreranno tra la Regione e il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, potremmo provvedere anche con misure urgenti.
Qualora non fosse possibile intervenire con misure urgenti, dovremmo intervenire con fondi ordinari di programmazione e principalmente penseremo, in accordo con l'amministrazione comunale, a quelli del Fondo Sviluppo e Coesione. Grazie Presidente Marini. Prego il collega Lignani. Sì, ringrazio la Presidente, sono parzialmente soddisfatto, ma chiaramente auspichiamo che questo tratto di mura possa essere ben presto ripristinato e restaurato, anche se rimane un problema di fondo che noi comprendiamo evidentemente la difficoltà a reperire fondi in un'unica soluzione. Però dobbiamo privilegiare sicuramente le parti strutturali rispetto alla ripulitura e le questioni meramente estetiche. E oltretutto vorrei sottolineare che il restauro parziale e a porzioni delle mura urbiche crea un effetto distorsivo, perché la ripulitura immediata dà un effetto, diciamo, di bianco sporco che poi negli anni sicuramente migliora la vista e ne dà una patina sicuramente di carattere più storico. Noi vediamo interventi a macchia di leopardo che sicuramente non danno un impatto visivo gradevole e anche un impatto che possa avere ricadute positive per quanto riguarda l'aspetto culturale e turistico di persone che ritornano dalla visita delle nostre città. Quindi chiedo appunto che si dia un occhio alla questione più propriamente conservativa e strutturale rispetto a quella meramente estetica, perché quando fondi ce ne sono pochi bisogna prima preservare piuttosto Grazie. Che migliorare. Grazie. Grazie collega Lignani. Chiamo l'oggetto 186, risponde sempre la Presidente Marini, interroga il consigliere Stufara, necessità di tempestivo avvio dell'iter di elaborazione del nuovo piano sanitario regionale a fini della sua adozione da parte dell'Assemblea legislativa entro il 2014, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego il collega Stufara. Grazie Presidente, come veniva ricordato nel leggere il titolo di questa interrogazione, la stessa prende le mosse da quanto questo Consiglio regionale ha disposto alla fine dell'anno 2012, approvando la proposta di legge della Giunta regionale che ha riformato l'ordinamento del Servizio Sanitario regionale, introducendo all'interno dello stesso anche profonde innovazioni anche sul carattere e sugli aspetti organizzativi e istituzionali del sistema sanitario stesso. All'interno di quell'articolato, all'articolo 60 per la precisione, si introduceva la previsione che in prima attuazione entro 12 mesi dall'approvazione, quindi sostanzialmente entro l'anno 2013, si dovesse metter mano all'approvazione del nuovo piano sanitario regionale, cioè al principale strumento pluriennale di programmazione che serve a, diciamo, delineare tutti gli aspetti che riguardano le politiche di salute e il servizio sanitario nella nostra regione, pur in una fase di contrazione delle risorse a livello nazionale. È evidente che ci troviamo a marzo 2014, avremmo, secondo quell'articolo 60, già dovuto approvare il piano sanitario, è evidente che, diciamo, siamo in presenza di un ritardo che, e questa è la preoccupazione che con quest'atto abbiamo voluto esprimere, rischia di, diciamo, compromettere o comunque comprimere l'efficacia delle azioni di riforma che la legge 18 del 2012 ha introdotto, anche alla luce di una serie di fatti che nel frattempo sono maturati e si sono sviluppati, che stanno introducendo ulteriori innovazioni e ulteriori cambiamenti all'interno dell'organizzazione del servizio sanitario e anche nelle sue strutture. Se penso all'accordo di programma con il Ministero della Salute e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze rispetto agli investimenti in edilizia sanitaria, ad esempio a partire dalla realizzazione riconfermata poi anche dagli strumenti di programmazione regionale dell'ospedale comprensoriale Narni Amelia. Diciamo, l'interrogazione serve a sottolineare, diciamo, questo ritardo e a chiedere alla Giunta regionale degli elementi di certezza rispetto al percorso che deve portare, diciamo, dal nostro punto di vista quanto prima a predisporre, discutere e in quest'Aula approvare il nuovo piano sanitario. Grazie.
Grazie collega Stufara, prego Presidente Marini. Ma il piano sanitario regionale è un atto centrale di programmazione che deve essere coerente anche con gli indirizzi della programmazione nazionale. Peraltro questa è una regione, a differenza anche di altre regioni italiane che sono al primo piano sanitario, noi saremmo con quello che stiamo predisponendo al sesto piano sanitario regionale, ad indicare che sempre la Regione Umbria ha avuto nella sanità gli atti di programmazione fondamentali, che però devono essere anche coerenti con gli atti nazionali. E la Giunta regionale, proprio perché è in corso la definizione del nuovo patto per la salute 2014-2016, che presumibilmente le regioni sottoscriveranno con il governo nazionale entro i prossimi mesi, noi stiamo facendo camminare in parallelo nel lavoro di elaborazione per ora tecnica da parte della Giunta regionale il nuovo piano sanitario regionale. Il nuovo piano sanitario regionale dovrà tener conto anche dei contenuti, dei 10 punti che costituiscono il patto per la salute a livello nazionale, che sono centrali anche per la definizione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale: l'integrazione sociosanitaria, il rapporto tra regioni, sistema sanitario regionale ed università, la riforma dei medici di medicina generale e della continuità assistenziale, la ricerca scientifica, la farmaceutica, cioè sono pilastri fondamentali non secondari per l'elaborazione del piano sanitario regionale. Tuttavia la direzione salute della regione, insieme alle ASL, insieme al supporto anche scientifico delle università, sta predisponendo la bozza di nuovo piano sanitario regionale che come giunta regionale vorremmo preadottare al termine del patto per la salute 2014-2016. Però intendiamo metterlo a disposizione del Consiglio regionale entro l'estate, quindi entro giugno, in modo da consentire tutti i tempi congrui dei successivi 6 mesi per svolgere sia la fase partecipativa propria del Consiglio regionale sia la fase approvativa di approvazione finale, perché condivido quanto detto dal consigliere Stufara dell'opportunità che questo Consiglio regionale possa approvare il piano nel pieno delle sue funzioni. Voglio anche sgombrare il campo da ogni preoccupazione sia rispetto all'attuazione della legge regionale che sta procedendo, sia dell'accordo Regioni-Governo sugli investimenti invece in materia sanitaria, che camminano autonomamente, che stanno procedendo con regolarità, che sono coerenti con il piano sanitario vigente e che peraltro, per quanto riguarda il presidio di Narni Ameli, abbiamo trasmesso definitivamente, siamo in attesa dell'ok definitivo da parte del Ministero della Salute e dell'Economia, avendo completato tutte le procedure di competenza della Regione Umbria. Quindi non c'è nessuna interferenza con il programma di investimenti in materia sanitaria, sia che si tratti di tecnologie, sia che si tratti di edilizia sanitaria. Comunque il nostro impegno come giunta regionale è di consegnare entro la fine di giugno, i primi di luglio, il testo del piano sanitario al Consiglio regionale. Grazie Presidente, prego collega Stufara per la replica. Grazie Presidente, telegraficamente ringrazio la Presidente Marini per la risposta, mi dichiaro soddisfatto della stessa, perché diciamo entrambe le considerazioni che facevamo sono state positivamente colte e accolte nelle parole dell'esecutivo. Da un lato Franco, il fatto che l'Umbria ha una tradizione da rinnovare che vede la centralità dello strumento della programmazione nella organizzazione e nel lavoro del proprio servizio sanitario regionale affinché possa adeguatamente rispondere ai bisogni di salute che la popolazione esprime, e dall'altro, stante un ritardo che diciamo anche per elementi non nelle nostre disponibilità si è determinato, avere oggi nella sede più solenne possibile, cioè l'aula
dell'Assemblea legislativa, un impegno con una data entro la quale la Giunta si è impegnata a consegnare al Consiglio la proposta di piano, è quanto chiedevamo, insomma, che sia giugno, che sia luglio, poco importa, l'importante è che questo Consiglio sia messo nelle condizioni, come veniva ricordato, di poter, diciamo, nel corso di questo anno, che sarà l'ultimo anno intero di questa legislatura, per poterlo appunto valutare nella pienezza dei poteri e delle funzioni e poter consegnare all'Umbria un triennio di certezza nell'organizzazione, nella programmazione di uno degli aspetti pregnanti del vivere civile, che è appunto il sistema sanitario. Grazie. Grazie collega Stufara. Chiamo l'oggetto numero 184, intervenuta a conferma da parte del Consiglio di Stato della sentenza del TAR Umbria di annullamento delle deliberazioni di adozione e approvazione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Spoleto. Iniziative che la Giunta regionale intenda adottare per sanare prontamente le censure formulate dal giudice. Interroga il collega Zaffini e risponde l'assessore Paparelli. Prego collega Zaffini. Grazie Presidente. Sono note quanto sconcertanti le vicende relative al piano regolatore generale della città di Spoleto, un piano, uno strumento urbanistico approvato nel 2003 e adottato nel 2008, che viene cancellato da una sentenza del Consiglio di Stato, aprendo, assessore, una serie interminabile di problematiche, di danni, di procedure contorte da avviare che evidentemente impongono rapidissimamente da parte della Regione, che ribadisco, come ho scritto nell'interrogazione, non è del tutto estranea alle problematiche evidenziate dai due gradi di giudizio che hanno dato torto all'amministrazione spoletina, che evidentemente è la prima colpevole di quello che sta accadendo nella città, ma non solo questa, anche evidentemente la sua precedente, che è poi quell'amministrazione che ha elaborato il piano regolatore generale della città, strumento urbanistico e strumento elettorale, per due campagne elettorali, nemmeno una, due campagne elettorali. Quindi dicevo, alla luce di quello che è accaduto e considerato che la Regione dell'Umbria non è del tutto estranea alle problematiche evidenziate dai due gradi di giudizio, qual è l'atteggiamento che intende proporre la Regione e l'amministrazione rispetto alla necessità di risolvere prontamente la partita dello strumento urbanistico della città di Spoleto? Leggo sui giornali delle anticipazioni rispetto alle soluzioni previste. Credo che sia molto importante, assessore, dircelo in un contesto istituzionale quale il Consiglio regionale, quindi attendiamo di conoscere quali sono le soluzioni che lei prevede di mettere in campo. Grazie. Grazie collega Zaffini. Prego assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente, grazie al consigliere Zaffini. Il Consiglio di Stato, come è noto, con sentenza 760, ha annullato il PRG del Comune di Spoleto, confermando la sentenza del TAR Umbria del 14/12/2012, dopo che lo stesso Consiglio di Stato aveva concesso la sospensiva in merito alla presunta assenza di parere sismico sulla base della decisione del TAR medesimo. La suddetta sentenza ha evidenziato una discrasia tra i riferimenti contenuti nell'articolo 10,2 della legge regionale 31, che recita: i pareri, i visti e le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali sono espressi dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione di cui al comma 1. Con la precedente disciplina prevista dalla legge regionale invece numero 25 del 14 maggio 1982, la quale ha previsto il rilascio del parere di cui all'articolo 13 della legge statale 64 da parte della Commissione regionale tecnico-amministrativa. Quindi la sentenza non ha ritenuto tacitamente abrogato quanto stabilito dalla previgente disciplina in materia di rilascio del parere di quell'articolo 13 della legge statale 64 da parte della CTA regionale, che poi in seguito è stata soppressa, anche se lo stesso organo giurisdizionale in sede di accoglimento aveva prospettato, diciamo, la possibilità
dell'esito positivo in merito all'anomale modalità di rilascio del parere sismico alla base della decisione del TAR medesimo. Ovviamente la questione attiene a un mero vizio formale, su questo vanno rassicurati tutti, del procedimento indotto dalla formulazione dell'articolo 10 della legge regionale numero 31 del 97, che potrebbe aver espinto anche altri comuni. Era una prassi consolidata e condivisa nell'iter di approvazione a seguire le stesse procedure seguite dal Comune di Spoleto. È peraltro evidente che sotto il profilo sostanziale tutti i comuni dispongono della documentazione richiesta per supportare le scelte urbanistiche dei piani, quindi la microzonizzazione sismica, gli studi geologici, idrogeologici, eccetera, anche se il relativo parere può risultare espresso, secondo la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato, con modalità formalmente non corrette. Occorre anche tener conto del fatto che il legislatore regionale, con la legge regionale 31, ha trasferito i pareri, tutti i visti, tutti i pareri e tutte le autorizzazioni al Comune, mentre le funzioni di istruttoria e controllo e compatibilità degli strumenti urbanistici sono state conferite alle province. In ragione di ciò, dall'entrata in vigore della citata legge 31, i PRG non sono stati più trasmessi all'organo che nel passato rilasciava i predetti pareri sismici, in quanto ritenuti ricompresi nell'articolo 10,2 della legge regionale 31 del 97, laddove dispone, come dicevo prima, che i pareri, visti e le autorizzazioni previsti dalla vigente legislazione per gli strumenti urbanistici generali sono espressi dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione. Si ritiene quindi necessario che il legislatore regionale chiarisca definitivamente che nella pluralità dei visti, pareri e autorizzazioni è ricompreso anche quello di cui all'articolo 13 della legge 64 del 74. Quindi la Giunta regionale, con l'approvazione del disegno di legge collegata alla manovra di bilancio 2014, ha proposto il seguente articolo di interpretazione che va nella direzione che, cui facevo riferimento prima, cioè l'articolo 10,2 della legge regionale 21.10.97 numero 31 si interpreta nel senso che l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del PRG ricomprende anche il positivo rilascio del parere sugli strumenti di contabilità, di compatibilità sismica, strumenti urbanistici di compatibilità sismica. I comuni che abbiano approvato l'iter di formazione del PRG prima dell'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2005 numero 11 possono esprimere in via retrattiva la valutazione di compatibilità sismica dello strumento urbanistico entro e non oltre il 31/12/2014. A tal fine il Consiglio Comunale, relativamente al PRG e alle varianti successive, previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, ai sensi dell'articolo 4,4 lettera C della legge regionale 18/2/2004 numero 1, sulla base degli elaborati contenuti del PRG approvato, relativi alle indagini geologiche, idrogeologiche e degli studi di microzonizzazione sismica, formula espressamente e motivatamente la propria valutazione di compatibilità e conformità. L'espressione di questo giudizio conferma la validità del PRG e di tutte le sue varianti successive. Questo è l'articolato proposto, diciamo, dalla Giunta, che sarà nel collegato alla finanziaria. Voglio in conclusione sottolineare ovviamente come... Assessore, la prego di concludere. Sì, grazie. Come ovviamente fino alla sentenza della disponibilità della norma regionale in questione è stata interpretata all'unisono da tutti gli enti che si occupano di governo del territorio, compresa la magistratura amministrativa, che mai ha sollevato dubbi sul contenuto di tale norma. Comunque la legge regionale 11 del 2005 ha completamente sostituito la 31, che oggi si applica solo come norma transitoria per i PRG che hanno iniziato i procedimenti di piano prima della 11, e nel testo unico ovviamente poi eventuali questioni saranno affrontate e risolte in via definitiva. Grazie Assessore, prego collega Zaffini. Sì, Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta dell'Assessore, un po' contorta, un po' tecnica, ma sostanzialmente la semplifico io: la Regione metterà in condizioni nei tempi utili il Consiglio Comunale di Spoleto di sanare la vicenda riapprovando il piano regolatore generale. Questo piano, che poi era quello che avevamo detto fin dall'inizio nella nostra modesta posizione di consigliere regionale di campagna, questo piano regolatore generale, Assessore, non può che chiudersi in questo modo, perché
non esito a definirlo la pietra dello scandalo di tutti i piani regolatori, strumento di, oltre che strumento urbanistico, strumento elettorale, perché con questo piano regolatore io persi le elezioni a candidato sindaco della città di Spoleto, perché c'erano solerti galoppini di partito che giravano con le circa 700 osservazioni al PRG per le case, promettendo l'approvazione della osservazione in sede di approvazione definitiva del PRG, ovviamente in cambio di consenso per l'allora sindaco, che oggi si manifesta disponibile a sistemare le sorti della città di Spoleto, che voglio dire è come se noi prendessimo un bacillo della malattia pretendendo di risolvere con questo, sviluppare il farmaco per risolvere il male, il danno, la malattia. Il bacillo della malattia evidentemente fa parte della malattia, ho finito Presidente, e va spazzato via da una bella passata d'antibiotico che solo l'alternanza politica a Spoleto può garantire. Ma questo PRG non poteva che chiudersi in questo modo, perché è la pietra dello scandalo di come in ogni realtà locale uno strumento urbanistico diventi strumento elettorale. Abbiamo fatto scuola a Spoleto e non potevamo che chiuderla in questo modo questa vicenda. Grazie Presidente. Grazie collega Zaffini. Chiamo l'oggetto numero 187, motivazioni che hanno indotto la Giunta regionale a rimodulare in sede di organizzazione delle strutture regionali il prerequisito di accesso alle direzioni del Servizio Prevenzione Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, rendendolo inaccessibile ai medici veterinari. Interrogo la consigliere Rosi, risponde l'assessore Riommi. Prego, collega Rosi. Grazie Presidente. Allora, riguardo la Giunta regionale, con la propria delibera del 1149 del 2013, hanno, proprio sulla riorganizzazione delle strutture regionali, interventi attuativi, hanno approvato l'articolazione sulle strutture dirigenziali. All'esame dell'allegato C, che dove è la parte integrante, stabilisce proprio, e la parte sostanziale stabilisce che il servizio prevenzione sanitario, veterinario e sicurezza alimentare è richiesto un profilo socio-sanitario medico. Col DGR, la Giunta regionale, nel ridefinire tale articolazioni, proprio, fa riferimento al servizio prevenzione, ha rimodulato il prerequisito di accesso alla direzione dei servizi, rendendolo di fatto inaccessibile ai medici veterinari. Ovviamente questa situazione ha portato un sollevamento da parte del Presidente nazionale dell'Ordine, dove proprio anche si osserva che le scelte operate in materia dalla Regione Umbria si pongono in difformità da quanto previsto nell'organizzazione del Ministero della Salute, dove la responsabilità di tale Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria sulla sicurezza alimentare degli organi collegiali per tutela della salute è attribuita ad un medico veterinario e anche a livello sociale. Per cui la stessa Regione però non si comprende come mai la Regione dell'Umbria abbia attribuito per molto tempo in passato questo ruolo a un veterinario sulla sicurezza alimentare. Invece adesso, per sua esclusione, in questa riorganizzazione del profilo proprio del medico, in questa ristrutturazione, io interrogo la Giunta proprio per capire quali sono state le motivazioni e il perché hanno indotto, che hanno determinato nella fase della riorganizzazione, la rimodulazione del prerequisito di accesso alla direzione di questo servizio veterinario sicurezza alimentare, rendendolo inaccessibile, visto che prima lo era. Grazie. Grazie collega Rosi, prego assessore Riommi. Sì, anch'io darò preliminarmente una risposta tecnica, ma essendo una domanda tecnica mi scuso, poi farò una considerazione un pochino più politica molto rapida. Allora, la Giunta regionale con la DGR 1149 del 15 ottobre scorso, avendo ad oggetto la riorganizzazione delle strutture regionali, interventi eccetera eccetera, ha inteso dare concretezza a quanto già stabilito con la precedente DGR, ovvero la necessità di procedere alla riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Tale operazione delle funzioni delle strutture, a partire proprio da quelle dirigenziali, fondata su varie direttrici, adesso le ricordo, come dire, molto succintamente, è un processo tutto interno alla struttura regionale, quindi valorizza le risorse interne, riduce le posizioni dirigenziali,
attiva per la prima volta un percorso di selezione e valutazione delle candidature, che si è concluso positivamente, ovviamente anche con risparmio per l'amministrazione, che cosa che non fa male. Nella DGR 1149 viene illustrata l'articolazione per ciascuna direzione con indicazione della posizione dirigenziale, della declaratoria e delle funzioni. Avrebbe potuto prevedere che il servizio prevenzione sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare potesse essere ricoperto da un laureato in medicina veterinaria, per un motivo molto semplice, perché tra l'altro dei 75 aventi titolo tra i dirigenti della regione non c'è nessuno che sia in possesso di questa laurea. Dopodiché, vado più velocemente perché sennò la faccio troppo lunga, vorrei ricordare, visto che nella considerazione si faceva riferimento al fatto che nel passato un servizio similare che aveva insieme la prevenzione, che è la prevenzione sanitaria, e la medicina veterinaria è stata a lungo tempo ricoperto da un incarico esterno alla struttura regionale, esterno il dottor Guaitini, purtroppo carissimo amico, oltre che grande dirigente, prematuramente scomparso, era un altro tipo di servizio. Ora, qui la considerazione politica. Quella tecnica è molto semplice, che alla prevenzione ci sia un medico mi sembra normale, che siccome il processo di riorganizzazione mirava a ridurre le strutture e a utilizzare le risorse interne della regione, non essendoci nessun medico veterinario, laureato medico veterinario, mi sembra altrettanto chiaro. Terzo, la domanda sorge spontanea, avendo fatto anche per un po' di tempo l'assessore a quel settore, dove le lobby professionali giustamente fanno il loro mestiere, quindi ce ne arrivano diversi di ricorsi dalle categorie, ognuno tutela il suo. Domando, nella direzione sanità, e lo pongo all'attenzione, ci sono vari servizi, ce ne sono due strategici. Uno è il servizio della programmazione sanitaria, il servizio che cura il piano, eccetera. L'altro è il servizio della prevenzione, che è quel servizio che, ragionando sulle attività di prevenzione, sulla medicina del lavoro, sulla sicurezza alimentare, dovrebbe fare sugli screening e quant'altro tutte quelle cose che servono a evitare che la gente, tra virgolette, si ammali. Che il requisito professionale richiesto sia di essere laureato in medicina non mi sembra francamente un elemento di irrazionalità. Secondo, è evidente che non essendoci nessuno laureato in veterinaria, la domanda sorge spontanea se vogliamo fare un tema di razionalità oppure se bisognava allargare i requisiti, lo domanda la consigliere Rosi, in maniera, se può fare, per dare un incarico esterno. Noi siamo partiti per riorganizzare le strutture della regione riducendo il numero delle strutture e valorizzando le risorse all'interno, perché poi, come si dice, non manca lo spazio per nessuno. Grazie assessore Romi, prego consigliere Rosi per la replica. La replica, io non sono assolutamente soddisfatta, anche perché la giustificazione di dire che si leva un requisito su un argomento che c'è una laurea per cui specifica e per cui una prevenzione sulla sicurezza alimentare non è una cosa così, una passeggiata che possa fare senza togliere niente a nessuno all'interno di un ufficio, di un ente regionale. Per cui se viene richiesta una specificità e una laurea, per cui qualche criterio forse esiste. Per cui se la vogliamo giustificare per un criterio di razionalità, forse non era proprio quello l'ambito su cui uno doveva applicarlo, visto che si parla di sicurezza alimentare a riguardo su tutti i cittadini. Per cui io mi ritengo veramente, la trovo assolutamente fuori luogo e per cui non mi ritengo soddisfatta. La scelta è un pretesto che si voleva all'interno soltanto dividere questa questione senza affrontarla, perché ci sono dei ruoli che hanno delle specificità e hanno delle competenze, e se non ne sono, esistono all'interno della regione, bisogna approcciarsi comunque su delle qualifiche che sono esterne. Non mi pare che parlare di un medico veterinario
sia stato il dramma, poteva essere il dramma per quanto riguarda nel famoso risparmio all'interno, no, del bilancio della regione, per cui ritrovo che questa invece è stata un'altra occasione dove si poteva fare una cosa giusta mettendo le persone qualificate all'interno delle proprie competenze. Grazie. Grazie collega Rosi. Chiamo l'oggetto numero 168, situazione del reticolo idraulico del fiume Caina, torrente Oscano ed altri in zona Mantignana del comune di Corciano, modalità di utilizzazione dei fondi affidati nel 2005 alla Protezione Civile per interventi di manutenzione e sistemazione. Interroga il consigliere Chiacchieroni, risponde l'assessore Rometti. Prego collega Chiacchieroni. Sì, grazie Presidente. Sì, la situazione del reticolo idraulico del fiume Caina, torrente Oscano ed altri nella zona di Mantignana del comune di Corciano. Alla luce dello stanziamento di fondi affidati alla Protezione Civile nel 2005, disponibili per la manutenzione e sistemazione del reticolo idraulico del fiume Caina, torrente Oscano ed altri nella zona di Mantignana e Corciano, considerato che ogni qualvolta la situazione meteorologica diventa problematica e le abbondanti piogge causano estremo disagio per le inondazioni nell'abitato di Mantignana e nelle zone artigianali produttive del territorio spondale dei rispettivi torrenti, compromettendo così le attività produttive, le civili e abitazioni. Si interroga, alla luce di tutto ciò, la Giunta regionale per sapere la modalità per utilizzare questo fondo già messo a disposizione per tale intervento, al fine di scongiurare l'aggravarsi delle condizioni del reticolo in oggetto, indicato anche in vista delle precipitazioni che caratterizzano l'attuale stagione invernale, che continua appunto ad essere piovosa. Naturalmente l'interrogazione era il 6 di dicembre, in questi ultimi giorni la tramontana, no? Però piove insomma ancora. Grazie. Grazie collega Chiacchieroni anche per la sua celerità. Prego assessore Rometti. Ma chiaramente il tema della difesa idraulica, anche se ha migliorato un po' il tempo, rimane di grande attualità a livello nazionale e anche nella nostra regione per tutto quello che, a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi e per emergenze che continuano a determinarsi nel nostro territorio. L'ambito fluviale Caina-Oscano è uno di quei contesti fluviali dove i problemi non mancano e oltretutto questo è aggravato anche da una zona produttiva che comunque presenta dei livelli di rischio abbastanza elevati per essere sottoposta alle condizioni che diceva prima il consigliere Chiacchieroni. Questo è un tema che è stato già affrontato, come è stato detto, nel 2005 con risorse legate a quell'emergenza che si determinò in quell'occasione. Furono previsti interventi per circa 500.000 euro realizzati, che hanno sicuramente prodotto un miglioramento rispetto al livello di rischio esistente. Considerando che necessitavano comunque altri interventi per la messa in sicurezza delle sponde e del Caina e dell'Oscano in quel territorio, sì, sono stati previsti dai nostri uffici altri interventi per un importo di 242.000 euro che verranno utilizzando le economie che ci sono state con quei finanziamenti. La Protezione Civile, il Dipartimento della Protezione Civile ha deciso, con una decisione opinabile peraltro, che prima di dare seguito a questi interventi venissero utilizzate tutte le risorse previste negli interventi iniziali, prima di dar corso alle economie degli interventi. Noi abbiamo già presentato al Ministero, al Dipartimento della Protezione Civile questa richiesta. Non voglio essere ottimista, ma stiamo aspettando, io spero i più rapidi possibili, l'autorizzazione per poter utilizzare queste risorse, che come dicevo ammontano a 242.000 euro, per continuare a intervenire e quindi dare seguito agli interventi di messa in sicurezza in quel territorio. Spero che si possano realizzare quanto prima. Il progetto esiste, non appena avremo
il via libera, faremo, diciamo, l'affidamento dei lavori, le procedure per l'affidamento dei lavori. Grazie, assessore Rometti. Prego, collega Chiacchieroni, per la replica. Soddisfatto con la raccomandazione che l'assessore in prima persona e gli altri e la struttura seguano questa procedura, perché ogni volta che fa un po' di pioggia la situazione si ripresenta tale e quale. Quindi, ecco, c'è una forte necessità di intervenire. Grazie, assessore. Grazie, collega Chiacchieroni. Chiamo l'oggetto numero 170, opportunità alla luce dei recenti eventi giudiziari, che venga urgentemente attivata un'inchiesta volta a verificare il regolare smaltimento dei rifiuti nel comune di Perugia, nel territorio regionale. Intendimenti della giunta regionale al riguardo? Interroga il consigliere Monni, risponde l'assessore Rometti. Prego, collega Monni. Grazie presidente. Assessore, ritorniamo sul tema dei Geseno. Nei giorni scorsi è emerso dai giornali che il proprietario privato di Geseno è stato investito da una bufera giudiziaria, e la bufera giudiziaria con cui è stato investito riguarda prevalentemente lo scarico dei rifiuti in modo abusivo. Visto che Geseno in Umbria è proprietaria del 45% delle quote del Comune Perugia, dunque una quota importante, visto che questo problema dello smaltimento forse irregolare era emerso da vari comitati, soprattutto sulla zona di Pietramedina, è preoccupante la situazione che si è venuta a creare, perché se a Roma emergono queste cose non è detta potenzialmente che anche a Perugia potrebbero emergere analoghe situazioni, ricordando anche che alcuni dirigenti di Geseno negli anni passati sono stati condannati proprio per i reflui della discarica di Pietramedina, che andavano a inquinare il torrente che passa sotto. In più, se ci aggiungiamo la situazione drammatica, purtroppo economica, anche di questa società, come Umbra Mobilità, le ricordo che anche la situazione economica di Geseno è veramente preoccupante, proprio per la gestione di questi manager che negli anni passati hanno fatto investimenti come se utilizzassero i propri soldi in comuni fuori dell'Umbria, e ricadendo poi i danni delle mal riuscite del business ai perugini, che pagano la tariffa tra le più alte in Italia. La situazione è molto preoccupante per quanto riguarda quello che si sta verificando. Aggiungo anche, che questo è un pochino fuori sacco, che è emerso nei giorni scorsi dopo che ho presentato la domanda, che il cambio da parte del Comune di Perugia della classe dirigente in parte di Geseno si è dimostrato che, come al solito, si mettono lì al vertice dell'azienda persone che sono legate al partito, come sempre è successo, a tal punto che ho notato in televisione che l'attuale amministratore delegato era all'assemblea conclusiva del candidato alle primarie Vladimiro Boccali in prima fila, e dunque emerge ancora una volta che gli incarichi non si danno alle persone per qualità ma solo per appartenenza politica o simpatia politica. È imbarazzante vedere in televisione che quello che doveva essere il grande manager era in prima fila, legittimo che ci vada, ma capisce che è molto imbarazzante vedere personaggi che erano stati, come dire, sbandierati come grandi manager, invece si trovano lì a festeggiare o a fare propaganda per le primarie di un vostro candidato che ha già fatto abbastanza danni a questa città. Dunque, ripeto, siamo preoccupati per quello che è successo a Roma. Dato che ci segnalano ancora che sulla discarica di Pietramedina ci sono movimenti strani, vorrei sapere se la Regione prende provvedimenti per verificare com'è il procedimento della discarica del Comune di Perugia, della provincia di Perugia. Grazie. Grazie, collega Monni. Prego, assessore Rometti. Consigliere, non la seguo su valutazioni e considerazioni di ordine politico e rimango naturalmente a quello che è il punto di vista dell'ente regione legato alle competenze dell'ente regione. La regione ha la programmazione sul sistema di gestione dei rifiuti nella nostra regione, la gestione, il controllo e l'organizzazione della gestione complete ai comuni attraverso l'ambito, l'ATI, e attraverso il piano d'ambito. I gestori sono tenuti a tenere registri, formulari, carico-scarico, tutto quello che riguarda, diciamo, la movimentazione dei rifiuti, e debbono tenerla a disposizione.
L'ARPA e la provincia hanno il ruolo di controllo nel sistema. A noi come regione ad oggi noi non abbiamo agli atti nessuna comunicazione circa illegalità o irregolarità che riguardano, diciamo, il sistema di gestione appunto del integrata dei rifiuti del Comune di Perugia. Per quel che riguarda il torrente Mussino posso dire che c'è un sistema di monitoraggio in continuo che evidenzia eventuali difformità sulla qualità dell'acqua, come qualche volta è potuto accadere, così come noi abbiamo, e questo credo che il consigliere ne ha conoscenza, noi come regione abbiamo, diciamo, realizzato un sito online dove vengono date notizie su quella che è la situazione delle discariche umbre rispetto a conferimento, livello di riempimento e quelli che sono i dati che riguardano le discariche in esercizio nella nostra regione. Quella è una, diciamo, strumento di conoscenza, in qualche modo di comunicazione, che noi abbiamo realizzato proprio per la massima trasparenza su situazioni ambientali chiaramente sensibili e delicate come possono essere le discariche di rifiuti solidi urbani. Grazie. Grazie, Assessore Rometti. Prego, collega Monni, per la replica. Allora, visto, Assessore, che siamo tutti consiglieri regionali, abbiamo anche, come dire, un minimo di responsabilità politica, visto che sarebbe opportuno che anche lei, in veste di Assessore, che dà soldi alla Geseno per fare pubblicità e propaganda per lo smaltimento differenziato, controlli un pochino. Le garantisco che personalmente sono andato a Pietramedina e continuano ad arrivare camion senza nessuna scritta di nessuna ditta, coperti, che arrivano lì e scaricano in discarica, anche se la discarica la sa benissimo che sono anni, circa due o tre, che è chiusa. Dunque, voglio dire, i controlli è facile da fare. Non mi fido delle tutte le agenzie che lei ha detto che controllano, perché sono agenzie regionali, e io sono convinto che quando la controllo andrebbe fatto da persone terze, non sicuramente da persone che sono coinvolte. Non capisco l'imbarazzo sulla risposta politica della presenza del grande manager nominato per meriti e non per appartenenza politica alla manifestazione delle primarie del candidato Boccali. Rimango sicuramente preoccupato per lo stato dell'arte. Gli ricordo che la salute di tutti è importante più di quello che riguarda il business che Geseno fa. Grazie. Grazie, collega Monni. Chiamo l'ultima interrogazione, l'oggetto numero 188. Prevista avvio del lavoro di realizzazione di una nuova residenza per studenti universitari a Perugia in via Enrico Dal Pozzo, in prossimità della trecentesca chiesa di San Bevignate. Informazioni al riguardo, intendimenti della Giunta regionale circa la necessità di sospensione dell'iter del progetto. Interroga il consigliere Dottorini, risponde l'assessore Bracco. Prego, collega Dottorini. Sì, grazie Presidente, colleghi. La vicenda del Collegio Universitario di San Bevignate sta suscitando una vasta protesta tra i cittadini di Perugia ed è emblematico di una visione cementizia dello sviluppo che già tanti danni ha fatto al nostro contesto paesaggistico, ambientale e culturale. Quella di San Bevignate, lo sappiamo, è una delle più importanti chiese templari d'Europa, oggetto di studi a livello internazionale, ospita affreschi di notevole interesse e la sua particolarità è proprio quella di essere collocata in un'area ancora circondata dal verde che ne amplifica la bellezza e l'interesse. Che l'intervento progettato sia uno scempio, sia per il contesto in cui è inserito, sia per la sua qualità architettonica, è testimoniato dal fatto che oggi pare sia quasi impossibile trovare qualcuno tra amministratori, università, soprintendenza in grado di assumersene apertamente la paternità. Tutti lo reputano inopportuno, se non scandaloso, al massimo inevitabile, ma nessuno riesce più a sostenerlo, magari spiegandone la necessità o le caratteristiche innovative della progettazione. Evidentemente ci si accorge che nella foga edificatoria questi dettagli sono sfuggiti, così come deve essere sfuggito che è venuta meno, se mai c'è stata, anche la motivazione di questa bruttura. Se facciamo mente locale,
al contesto in cui la vicenda ha avuto inizio, non possiamo non ricordare che nel 2003 l'Università di Perugia aveva circa 35.000 studenti. C'era la previsione di spostare in via del Giochetto 3 facoltà universitarie. Nella zona non vi erano aree già edificate e recuperabili e la chiesa di San Bevignate non era ancora stata oggetto di corposi finanziamenti da parte del governo nazionale e delle istituzioni locali per promuoverla come monumento di interesse internazionale. Oggi gli studenti universitari sono stimati in circa 22.000 unità, a Perugia vi sono svariati immobili di proprietà pubblica già edificati e recuperabili, nel vicino complesso di Monteluce sono previsti 6.500 metri quadri per l'ospitalità di studenti. Con la nostra interrogazione chiediamo dunque di sapere con quale importo la Regione Umbria avrebbe cofinanziato tale progetto e quindi, alla luce del profondo malessere che si sta diffondendo fra i cittadini e del pesante danno paesaggistico che l'opera provocherebbe, se e come intende la Giunta bloccare i lavori in vista di un completo annullamento del progetto. Grazie. Grazie collega Dottorino. Prego, Assessore Bracco. Sì, grazie Presidente. Ma io mi attengo alla ricostruzione degli eventi, cioè ricordando comunque al consigliere Dottorini che gran parte dei finanziamenti per la ristrutturazione e il restauro della chiesa di San Bevignate sono di origine regionale, perché noi conosciamo bene il valore del monumento di cui si parla. Però voglio ricordare, appunto, come sottolineava il consigliere Dottorini, che tutta la vicenda inizia nel 2003 da un protocollo d'intesa Università-Regione e Comune di Perugia per la riqualificazione dell'offerta abitativa per gli studenti della nostra città. Un complesso di interventi che ha portato ad alcune realizzazioni già fatte, come la nuova casa, cioè la ristrutturazione, riqualificazione e restauro della Casa della Studentessa, dei padiglioni di Via Innamorati, che oggi sono denominati Itaca, e in questo contesto si inseriva, a partire dal nuovo piano di sviluppo dell'Università, che prevedeva lo spostamento delle tre facoltà di Economia e Commercio, Scienze Politiche e Giurisprudenza nell'area del Giochetto, la realizzazione di uno studentato a servizio di quell'area nella zona a ridosso dei padiglioni universitari. Tanto è vero che la Regione entrava nella vicenda in quanto proprietaria del terreno, perché quel terreno era arrivato alla Regione dalla soppressione dell'opera universitaria e della sua trasformazione nell'ADISU, che era l'organismo nuovo regionalizzato che si doveva occupare dell'assistenza agli studenti. Cioè questo terreno che era stato acquisito dall'opera universitaria, quindi dall'università, per quel fine, è stato trasferito dalla Regione in comodato d'uso gratuito all'ADISU, quindi in questo senso la Regione era proprietaria. Ma quello che soprattutto interessa è ricordare come, partecipando ad un bando del MIUR per la riqualificazione dell'offerta di alloggio agli studenti, la Regione, cioè l'ADISU, e l'università presentarono appunto un progetto che ebbe tutte le approvazioni del caso. Io qui ho le date, le posso ricordare, cioè oltre alla variante urbanistica prevista appunto attuata nel 2007, noi abbiamo l'approvazione con nota del 4 settembre 2008 da parte della sovrintendenza, che esprime parere favorevole alla realizzazione dei lavori a patto di una revisione del progetto che fu fatta, quindi il progetto fu revisionato con l'abbassamento di un piano per salvaguardare il cono di visuale rispetto al monumento, cioè alla chiesa di San Bevignate, l'autorizzazione della sovrintendenza archeologica che indicò anche gli archeologi di riferimento che avrebbero dovuto seguire i lavori, avvenuta l'11/9/2007, il parere di conformità antincendio da parte dei vigili del fuoco, dell'unità sanitaria locale, l'autorizzazione antisismica, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico e via. E ci fu la cessione da parte dell'università di un pezzo di terreno di proprietà dell'università
per realizzare i parcheggi. Quindi com'è possibile evincere questa pratica iniziata nel 2004, nel 2007-2008 era completata? Semmai c'è da domandarsi perché gli iter burocratici hanno portato all'inizio dei lavori a distanza di 7 anni da quel momento, e tutto l'iter del finanziamento ministeriale che ha determinato questo. I lavori, diciamo, erano allora perfezionati, ma rispondevano a un'esigenza del 2003, come giustamente è stato sottolineato. La partecipazione della Regione Braccola, prego, in cofinanziamento è di circa il 50% del cofinanziamento dell'importo, che è di 16 milioni, l'altra parte viene dal MIUR, dalla legge 330 del 90. Ora, questa è la ricostruzione dei fatti, con nomi e cognomi e responsabilità precise, in cui tutti, nessuno escluso, diciamo, erano a conoscenza dell'oggetto che doveva essere realizzato e hanno in qualche modo dato il loro contributo. Oggi, certo, a distanza di 11 anni dal momento in cui è stato pensato, di 7 anni dal momento in cui è stato perfezionato, con una situazione universitaria diversa, cioè dell'Università di Perugia diversa, con un'incertezza sul trasferimento delle facoltà nell'area del giochetto, certo io credo che si possa ripensare e rivedere il progetto. So peraltro che su iniziativa del Comune di Perugia si svolgerà nei prossimi giorni un incontro fra tutti i soggetti interessati, perché i soggetti interessati sono vari e le implicazioni del caso sono molte, perché si possa trovare una soluzione che risponda anche alle preoccupazioni che giustamente sono state qui richiamate da parte del consigliere Dottorini e dei cittadini. Grazie assessore Bracco, oggi ha superato anche l'assessore Riommi, prego collega Dottorini. Grazie Presidente. Beh, che dire, innanzitutto una precisazione: quando l'assessore dice che le responsabilità sono di tutti, nessuno escluso, ci terrei a dire che quel progetto per il Consiglio regionale non c'è mai passato. Purtroppo non ce ne passano anche di altri, come ad esempio la trasformazione in autostrada della E45, se non attraverso i consiglieri. E questa è la prima volta che si parla di San Bevignate in questa sede, che è il Consiglio regionale. Questa è la prima precisazione. La seconda è quella che io apprendo con piacere che ci sarà una riunione nei prossimi giorni per vedere come evitare di mandare avanti quest'opera. Deve essere, è stata già convocata, mi fa piacere, e quello che deve essere chiaro è che occorre trovare una via, una strada, perché oggi è parere condiviso che quell'opera, oltre a essere inutile, è anche dannosa per questa città. Una via non solo per sospendere i lavori come sono sospesi attualmente, ma per interromperli e indirizzare gli sforzi altrove, perché lì è impossibile, a costo, questo dico io, di perdere qualche risorsa in questo passaggio, perché immagino che oggi a costo zero sarà difficile trovare una soluzione alternativa, ma a costo di perdere qualche risorsa saranno risorse ben investite, perché eviteremo di compromettere un monumento, eviteremo di compromettere una zona della città. Quindi da parte mia posso solo dire che continuerò a vigilare su questa vicenda e a fare in modo che quello che ci dice oggi l'assessore, cioè la volontà di superare quel progetto, non sia solo una garanzia a parole, ma sia nei fatti un impegno reale. Grazie. Grazie collega Dottorini. Si conclude qui la sessione di Question Time.